cosa cambia, come funziona. Danni nel territorio di Nemoli, il comune interpella la regione. Indagine della Guardia di Finanza su feste e sagre. Gruppo Lucano, la mancanza di fondi colpisce anche questa associazione di volontariato. Angolo dello Sport, l'andamento del trek in ACC. Sulle notizie che interessano la Valle del Noce. Riprendiamo dopo una pausa nel mese di marzo, dovuta alla partecipazione della nostra associazione, insieme ad altre operanti nel nostro comune, al progetto Viaggio intorno alla donna, un ciclo di incontri sulle tematiche dell'universo femminile. Per maggiori informazioni sul progetto vi invitiamo a visitare il sito della Biblioteca Isabella Morra di Trentina, www.bibliotre.altervista.org. Ma passiamo ora alle notizie di oggi. È entrata a regime nel circo mese la nuova raccolta differenziata. Ad ogni famiglia è stato consegnato l'occorrente per differenziare al meglio i rifiuti. Come detto dai responsabili nel corso dell'incontro dello scorso dicembre, l'ottimo lavoro di tutti indica un minor conferimento in discarica, con conseguente minore spesa per il servizio. Abbiamo già potuto rilevare, purtroppo, l'incuria in numerose occasioni da parte di soggetti che ignorano che i vecchi contenitori dell'indifferenziata ora sono adibiti esclusivamente al deposito delle ceneri. Il nostro invito, pertanto, è ad una presa di coscienza generale per migliorare la qualità dell'ambiente in cui viviamo. Ad ognuno di noi è stato consegnato questo libretto. La raccolta porta a porta del rifiuto organico avviene nei giorni lunedì, giovedì e sabato, dalle ore 8. La raccolta del multimateriale, plastica, carta e lattine, il mercoledì dalle ore 8. E la raccolta del vetro, il secondo e quarto venerdì del mese, anche nei giorni festivi, a partire dalle ore 8. Mentre la raccolta porta a porta dell'indifferenziato avviene il martedì a partire dalle ore 8. Sempre a proposito di ambiente, il Comune di Nemoli ha redatto e inviato alla Regione in questi giorni una relazione inerente ai danni compiuti dai violenti nubifragi del 30 e il 31 gennaio e del 1 febbraio scorsi. I danni ammontano circa a 500.000 di euro. Le piogge, improvvise e copiose, hanno causato numerosi fenomeni franosi che hanno messo a dura prova le vie di comunicazione già deficitarie della zona. L'auspicio del sindaco di Nemoli, Domenico Carlomagno, è che la situazione venga risolta quanto prima, altrimenti vi potranno essere ripercussioni a livello di sicurezza dei luoghi e dei cittadini e per la prossima stagione turistica. È previsto, nei prossimi giorni, un sopralluogo con il responsabile designato alla regione. E un altro smottamento, ma questa volta di tipo giudiziario, potrebbe interessare i comuni vallocini, in quanto la Guardia di Finanza di Lauria è in procinto di ultimare le attività di indagine in merito all'inchiesta sui comitati feste e sagre. L'acquisizione di materiale contabile e di sopralluoghi volti ad accertare eventuali irregolarità pare abbiano effettivamente portato alla luce una serie di attività poco cristalline, con falsificazione di documentazione al fine di occultare pagamenti in nero operati a favore di cantanti e artisti di vario genere. Sicuramente nelle prossime edizioni avremo modo di approfondire ulteriormente l'argomento. Tornando a parlare di ambiente e calamità, è allarmante l'appello lanciato dai vertici del Gruppo Lucano di Protezione Civile, che intervistati dal quotidiano La Nuova del Sud, lamentano come l'organismo versi in condizioni economiche disastrose. Il gruppo, che vanta oltre i 5.000 volontari sul territorio e che da anni si occupa delle emergenze, della prevenzione e della sensibilizzazione della comunità verso quelle che sono le criticità del nostro territorio, rischia di rimanere paralizzato a causa della mancanza di fondi destinati dalla Regione all'associazione. Il nostro auspicio è che la questione giunga presto ad una soluzione. E chiudiamo con lo sport, con il Trentino C5, che nelle ultime fasi del campionato arranca un pochino, ma comunque si trova esattamente in testa alla classifica. E con tre gare ancora da disputare ed un vantaggio discreto sulla seconda, si appresta a festeggiare la promozione in C1. Noi del Forum siamo vicini ai nostri amici, le aspettiamo al traguardo per festeggiare loro, forza Trentino. Per oggi è tutto, noi vi ringraziamo come sempre dell'attenzione e vi aspettiamo alla prossima puntata, tra 15 giorni. Un saluto da Sara Cozzi e Nicolò Carlomagno.